Maurizio Tiberio, tutto pronto per la visita la settimana prossima del leader nazionale di Italia Unica Corrado Passera, che distoglierà la sua attenzione dal comune di Milano, sarà qui a Isernia per sostenere Gabriele Melogli. Sì, Corrado Passera sarà a Isernia, verrà a sostenere convintamente Gabri Melogli, con cui lui aveva già intrattenuto un incontro a Roma insieme a Larry Alfonso, il nostro coordinatore nazionale. Da lui crede moltissimo in Melogli, nella persona, in quella che è stata la sua attività amministrativa in 10 anni a Isernia, sarà qui per sostenerlo e per prendere anche degli impegni formali rispetto al programma che Melogli ha offerto alla città. Quanto può pesare la presenza dei big nazionali in un momento in cui c'è un forte sentimento di antipolitica accanto a un candidato sindaco come Melogli? Ma credo che il connubio che si sta creando adesso in Italia fra i partiti e i movimenti civici, o quei partiti che partono dal movimento civico come Italia Unica, abbiano creato presupposti a Milano con Parisi, a Roma con Marchini e ad Isernia con Melogli. Quindi credo che più che il sostegno fine a se stesso è creare rete in un sistema che si sta evolvendo. Abbiamo detto il 19 Passera Isernia, il giorno prima c'è un'altra tappa importante a Campobasso, la marcia sulla sanità, in difesa della sanità pubblica. Qual è la vostra posizione in proposito? Ecco, io volevo fare una precisazione, non è più il 19 perché ha avuto degli impegni, sarà ad Isernia il 17. Per quanto riguarda invece la marcia sulla salute, è ovvio che nel programma di Melogli la difesa di tutto ciò che Isernia ha perso in questi ultimi 4 anni è alla base del suo programma, quindi Melogli sarà, come è sempre stato, a fianco dei cittadini isernini, in questo caso campobassani e molisani, per la difesa della salute che deve essere di tutti e non di pochi.